Uomo del parcheggio, misterioso e labile. L'hai mai visto Cisbù? Esiste veramente un posto che si chiama così, Diego? Porco Dario, ti giuro, fanno delle robe senza senso, è tutto Cisbù, giallo. ma si può chiamare un posto così? Puoi letteralmente inzuppare il panino dentro un Ah, bene. barattolo di cheddar fuso. No, sì, non ci posso andare in quei Guarda il posti. video, è ovunque su YouTube. Se tu scrivi Cisbù, c'è sta il primo napoletano che ti capita, va bene. Vabbè, ma non è che lo posso vedere dalla miniatura che è napoletano, cioè, vabbè, Come Cisbù. no? Ma non c'hanno dei tratti. Mangio del miglior fast food napoletano di TikTok, davvero impressionante. Sicuramente è capitato su TikTok video di questo genere. Guarda che cazzo fanno! Oh mio Dio, Ragazzi, capisci? oggi vi presentiamo il Cisporchiamo. Ma dai, sì, però è una porcheria sta roba, Ma dai. porco Dio, ma una volta nella vita mica morio! Panini con hamburger, cheddar, Guarda che cose belli però! veramente fuori dal mondo. Vabbè, panino con hamburger, cheddar, cose fuori dal mondo, penso sia la normalità, cioè, panino con hamburger, assurdo, è così l'hamburger, però quello non è, più che altro, inzuppare dentro il Sisbu. Con più Vabbè, ma di stanno a Napoli, si 250 schè! milioni di visualizzazioni, Cisbu si afferma il più famoso fast Ma si può chiamare Sisbu, ora torno su Sisbu, questo. porco Food dici, è in bellissimo! Campania. È uno dei fast food più famosi su TikTok. Noi oggi siamo Mai andati a sentito, provarlo. però. È solo... Vabbè, queste sono cose tue. Vabbè, a Napoli, forse. Una parola vi dico, goduria. E allora ragazzi, Goduria. eccoci qui, Eccoci siamo qua. andati a Sant'Arpino e ci troviamo in questo paese Sant'Arpino, famoso per dov'è il doveva fast food Nanni? napoletano. No, quello è Bosco San Nitor. Ah, Bosco San Cheeseburger, Nitor, ma che è una zona esatto. di I Fortnite. cinghiali, sì, bravo, sembra un po'. L'artigiano, il più famoso della Campania, si trova qui. Su TikTok, su Instagram, fa dei panini, fa il cheddar, Perché fa il sta pollo. Sant'Arpino È il aperto? vero Guarda che fast bello food, però. come se fosse in America. Ci troviamo a Napoli, ci troviamo a Guarda, Caserta, a Sant'Arpino. Cheeseburger, Napolitan fast food. Ma poi Noi sembra oggi... un tendone tipo quelli dei terremotati, non capisco. Eh sì, però sembra un Ci container. siamo qui per provarlo, ma andiamo pure a fare un Rispettando po' sempre tutti, eh. Ovviamente io questo posto l'ho visto su TikTok. E allora ho dovuto chiamare il content creator napoletano più famoso di... Ma non è Chi obbligatorio è? chiamarlo comunque, Ma io. TikTok Ma chi è? mondiale. Signore e Fuse signori, Gamer. Super Holland detto Allan. Eccolo qui, che presenta... Ma chi è? Ma è quello Voppicchiablur? No, non è lui. Eccolo. No, non è lui. Ma l'avresti riconosciuto subito. Non mi ricordo com'è. Penguin, no, no, Penguin è un altro, quello che sta immobile. Chi è lui? Non mi ricordo. Oh, Questo è mamma, ma CMD che Le presenza. Bon Vabbè, napoletano. io già sto leggendo, eh. Questo ti volevo dire, stavamo leggendo un po' il... Guarda il pizzo a punta che indica proprio il panino che va a cercare un po' così. Fortissimo, E non cazzo. qua ci sta, ci spollo. Ah, Fuse Guarda, Game. Ah, ci sta, il bro. cheese menu. Il cheese menu, vedi? Nonna, cheese bacon, cheese super Allan, ci porchiamo. sporchiamo. Di tutto e Ah, di c'hanno i più, nomi dei poi c'è cacciatori anche napoletani. insalata. Questo è a dieta. Però la cosa bella di questo posto, mi sono Vabbè, dimenticato di dirvi che c'ha pure il drive. Come se andate al McDonald's. Ah! Minchia, Diego sarebbe lì Ma io... parcheggiato tutto il giorno. Non hai capito. Burger King con la macchina. Venite, Perché potete non apre prendere qua la nel roba, ve Lazio? la potete portare in macchina. Ma Diego, ma devi cercare di... Non, questa roba è... Vabbè, andiamo avanti. Oh, Vediamo, prima vediamo. stava di quell'altro, se può fumare 25 canne al giorno. È più grande, mio Ma padre, non mi l'ha posso detto mangiare nessuno la merda. questa cosa, vabbè. Ma come? È No, giusto qui un questa cosa è dog. veramente comodissima. Noi qua trasi subito in Vabbè, Snoop Dogg è mio ragazzi. padre per altre cose. Bellissimo locale. Qua Sembra di stare. Interviste. Esatto, interviste post-gara. No, più che altro mi ricorda un sacco tutte le robe, i messaggi pubblicitari, le carte con cui incartavano il Burghi, che era la defunta. Bello il Burghi, cazzo, è morto. Non è che è morto, è stato comprato da McDonald's. Davvero? Oddio, Sì, sta sì, cosa sì. non la Lo sapevo, sapevi che il cazzo. Crispy McBacon viene da Burghi ed è stato. C'è solo in Italia perché è una ricetta di Burghi ripresa da McDonald's. Non lo sapevo, sta cazzata, che figata. Ah, me lo Questo ricordo sto spot. sicuro 100% l'ha fatto Mazzotta, che è venuto qua intervistato. Ancora Sicuro. oggi l'ultimo Ma il dog. doppiaggio? No, no, l'animazione. Ah. Doppiaggio e coso, è... E quell'altro? Cioè, me lo ricordo! Mi è Doppiaggio di sembrato di Ubaldi. vedere Willy Denti. Parte lei. Ci vediamo da Burghi. Non ci ho mai mangiato però da bambino, Il perché? logo era super caruccio. Veramente Ah, caruccio. anni 80. Anni 80-90, io ci ho mangiato da bambino. Te lo sei No, io perso zero. perché c'eri, eh? No, io fino a che non ho... Alle medie non ho mai mangiato il McDonald's in vita mia. Che
Che nostalgia però, eh. Quello sei te che mangia burger la prima volta? No, non ero biondo. Ah, ok. Vabbè, magari sono sempre stato corvino io. Guarda, Agnese, vedi? Sì, sì. E intanto Craxi che mangiava l'Italia dietro a questo spot. Madonna, l'altro giorno mi sono rivisto il processo. So perché. So che Craxi fosse burghi, la vecchia. Comunque. Burghi, hamburger, volontà. E poi Maxi Tangente Eni. Eccolo, Craxi. Enimon. Eccolo lì. Madonna, ma sai tutti i cazzi di quel di Tangentopoli? Eh beh, sì, è la base... Cioè, se siamo nella merda noi ora e se i ragazzetti di oggi si ammazzano, è anche colpa di tutto quello che si è generato a effetto domino dagli anni 80 fino a oggi. Quindi... Mamma mia. Eh sì. E ci sbu. E ci sbu. E torniamo a ci sbu con questa botta di allegria. Tutte queste immagini di questi graffiti. Guarda, wow! Cioè, la ci sbu. Me li ricordo comunque molto i fast food. Esatto. Veramente. Il nuovo burger è qui. Insomma, dai, non farla così semplice. È una battuta, sad. Poi se vogliamo approfondire, dovremmo fare una live di 8 ore con 100.000 esperti. Non è questo il momento. Stiamo guardando i panini sarebbe, di ci sbu. Sarebbe la live più bella del mondo. Ecco. Prima o poi, chissà. Colori bellissimi. Ma tanti tavolini. Tanti tavolini. Ma poi il fatto che possiamo anche prendere le bibite gratis. Ah. Come cioè, gratis. All'americana. Sì, sì. Finalmente l'hanno introdotto ovunque. Io posso dire una cosa: che sono un po' spaventato da tutto quello che sta accadendo. Cioè, da perché? Questa nuova wave di prodotti filoamericani che stanno arrivando in maniera sempre più prepotente. Nota anche Chupa Chups che ha fatto. Ce l'ha portati. Ora ho potuto vederli. Perché ce l'ha portati Mike. L'introduzione del burro d'arachidi negli snack, nelle barrette, sempre cose più food porn, con caramellose. Sta arrivando sempre più roba di questo tipo. Negli autogrill è pieno. Prima non c'era tutta questa. Sei mai entrato da ODS? Anche quelle stanno venendo fuori. Io sono entrato l'altro giorno per caso, perché dovevamo prendere delle robe di Halloween. Dario, c'è solo roba americana. C'è sta Prime. Io non pensavo ci fosse in Italia. Le bibite Prime di Alan Paul, come cazzo si chiama? Logan Paul. Poi vabbè, vedremo. Tutta roba mai vista. Proprio anche... Ah, a parte c'erano i Cheerios di Sfera Ebbasta. Sì, ho visto, sì. E contrariamente stanno arrivando sempre più cibi proteici nel supermercato, che poi così proteici non sono, pochissimi sono veramente salutari, il resto o da palestra, il resto invece sono non truffe, però un po' ingannevoli, finti proteici, ecco. ODS c'ha pure roba giapponese, è vero. Ma più che altro sono le lattine, le bibite, quelle a tema manga. Qua ti siete a posto a tavola, ordini stesso dal telefono. Per chi ha la carta può pagare stesso al telefono. Invece sì, avevo capito, Red Alex. Grazie, che cheesebu è l'abbreviazione napoletana di cheeseburger. Solo che non lo puoi chiamare così. Cioè, non lo puoi. Cioè, c'è il doppio senso. Tanti paga in cassa. E possiamo ordinare direttamente. Ah, cheeseburro. Quello che vogliamo e ci arriva a tavola. Alcuni sono buoni. Di yogurt proteici, di alimenti proteici. Però occhio a guardate sempre il foglietto illustrativo. Cioè, il foglietto illustrativo. Come cazzo si chiamano? I dati nutrizionali. Perché sì, 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 i valori, la tabella. Siamo sempre a dire. Ma che cazzo ha preso? Madonna. Però sono belli i colori. Abbiamo una fame esagerata. Questo è Nico Cado in quadratura. A me è arrivato il Cispegon, a Christian il Cisnon, a Giovanni. Ma non hanno un bel aspetto però, Diego. Ma perché ha preso quelli zozzi, non ha preso il classico cheeseburger. Ha preso quelle con le polpette. Ma questo è bello. Il pane mi fa un po' cabo. Vai, Cristina, presenta tu, allora, perché il suo rombo fa qualche... Cestino di patatine. Era quella roba, ma che cazzo? Patatine. Cazzi, ma è patatine soche. Niente. Il pollo per cheddar. Nuggets di pollo. Bellissime. Queste sono le frittatine cheeseburger. Salsa cheddar. Eccola la salsa. Ma quanta il polpette. Ecco, queste mi fanno gola, per esempio. Abbiamo le salse, c'ha cioè, delizia. Piglia una salsa, perché non si sa mai. Siato con tantissime salse. Cheeseburger. Ma anche che salsa, su. Ma non ne so buone. Si assaggiamo insieme. Vai. Fanno il cincin. No, vabbè, aspetta, il pane non mi sembra male. Ma scrocchia, Franchino che la prova. Vabbè. E che si fa paura? Tanta roba, Mamma mia, qualità del pane pazzesca. Pane cottura tostato. Dell'hamburger c'è. Non è crudo, ma è succulento. Cheddar buonissimo. Succulento. Pane tostato. Pane tostato bello, croccante, morbido dentro. Però, te com'è? Ma cosa sacci? Ah, abbiamo pagato, Quindi, come già dice la sponsorizzazione, cosa abbiamo pagato. Il proprietario ci ha riconosciuto. Cazzato, Ci ha riconosciuto, il proprietario. Sì. Ha detto, dobbiamo dire la verità. E allora Giovanni, come è suo non l'ha detto però. Pane croccante, bacon da paura. Soprattutto ci sono due cose che mi piacciono tantissimo in questo.
Magari è buono, non so, io dovrei... Secondo me è stra buono. A me hanno confermato che è buonissimo. Il pomodoro e l'insalata. C'è una salsa agrodolce, penso. Eppure ci sta, non ho capito ancora che salsa è, però ci sta. Agrodolce. Dai, fai il supporto, voglio, dai. È proprio buono. Io lo faccio vedere. Però il formaggio, se ne metti troppo, ti ammazza il panino. Non ha senso insuppare, è una cazzata. Ed è pure dentro. Vabbè, ma è una sassata per far scena, per fare TikTok. Ma che cazzo me ne frega di TikTok? Devo mangiare, Non ci credo, scusa. Guarda che buono. Vai. Mamma mia, guarda. No, è caduta la polpetta. Godo, cazzo, non lo devi fare. Sai che esce? C'è terra. Sto zuppando, andata a sassacenda. Però, boh, il panino non c'ho un supererei. No, ti rovini tutto. Non sai niente. Hai cucchiaiate proprio, farei. No, Diego, come cucchiaiate? Cucchiaiate? Come faccio con la Nutella? Una bomba. Oh, lui che sono proprio. Wow, che si è che sta combinando. Che sta spugnando. Metta la mano di un latte. Poi io gli ho chiesto al ragazzo che conosco come ha cagato dopo. Ha cagato bene, dici, quindi boh. Ma poi scusa, ma cosa te ne frega di questa roba? Perché vabbè, perché io ogni volta che mangio sta roba vado in diarrea, quindi magari pure sta roba faceva male, invece no. Una preparazione dietro che non l'ho vista nei fast food. Nei fast food solitamente fanno i panini, no, in merda, però molto più veloci. Non è che curano tanto i dettagli, qua veramente vedo dei dettagli curati, cioè su panini fa paura. Allora, è piaciuto sto vostro roba portata? Sì. Passa il mio panino. Che bello, è napoletano, madonna. Grazie per avermelo fatto scoprire. Ah, e che storia. Yeah. Ah, se la goduria avesse un'immagine. Scusate se è porno. No. È una cosa spettacolare. Però, boh, panino ce mangi una volta, poi non ce mangi più, secondo me. Dici? Madonna, ma è troppo. Se questo ti rimane sullo stomaco per una settimana. A me piace, raga, il napoletano, non ci posso fare niente, mi piace un sacco come suona. Non ha niente a che vedere con McDonald's, Burger King, quei grandi fast food, questo è speciale, frate. È quello che ti volevo dire. Grazie io, a cavolo. Buon compleanno, amore mio. Fanno sta roba al McDonald's. Ma cavolo. Fatta torti, fatta. Ma sì, ma muoiono, loro li ricoverano, frate, cioè, è finita. Un tortino. Ragazzi. E io la voglio aprire. Apri, fai quello che cazzo ti pare. Che fa? Vabbè, napoletano di volo. È una salsa. Ma che è questa roba? Mamma mia. Ma perché deve essere TikTok stabile? Deve essere? Ah, TikTok. Ma allora stanno girando il video tanto. Ma sai che li tagliano. Sempre caro Christian, I have no words. Non ho parole. Questo si poteva evitare. Sì, però non mi ha fatto costi. E poi venghi, no? Di questo, a zuppo malamente. Ma poi è partito in italiano, ormai sempre peggio. Sta andando sempre più in napoletano. Ma perché gli sono entrati i zuccheri nel sangue. Ah, ok, per quello. Comunque scrocchia tutto, sembra tutto fresh. Brava, aiuto, brava. Dove? È rimasto un po' di residuo di cipolla. Eccolo, bravo, vedi col cucchiaino. Ma è mi ha gelato, Cos'è quella roba? Credo la crocchetta con la di pasta. Sì. Stai scherzando. Sì, è crunch. Questa è cocchetta. Sì, sì, sì. Passa parola. Sì, sì. Oh mio Dio. Ma quella è la cosa che mi piace di più in assoluto. Polpette della nonna. Ma sta nonna non muore mai a questi polpette. Comunque c'hanno un botto di scelta, Ah, dici oltre ai panini? Porco due. No, quello è vero, sì. No. 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 A me il caffè non me ne fottono cazzo. Sì, ma loro sono famosi per le reaction alle partite del Napoli. Ah, ok. Non sono dei food blogger. Vedete come sono? Sono croccanti, Sai come sono? Sono quelle dello Shake Shack. Fast food. Beh, hanno provato tutto. Io buono, Shake Shack, anche l'ho provato e sono buone, effettivamente. Mai. Razzo internazionale, tu mi devi parlare italiano. Aletta di pollo? C'è proprio un altro aspetto rispetto a quello del Mac. Perché così? Porca troia. E ci credo, te, sono piani mellovi. Panatura molto crunchy. Sento più la panatura. Il pollo non è cosa da assai, Ed è italiano con questo brand, penso. È buono, è buono. Vede pure l'oliosità che si mette in mano. Bello il fuoco sull'oliosità. C'è un pelo. Penso faccia parte del pollo. Io mi ero scrutato perché abbiamo preso poca roba. Stanno mal d'uccimi di stomaco. Ma non perché la roba non si può, visto che non abbiamo. In zuppa, vai un altro pochino, dato ti sente lo stomaco. Ma pensi che non c'è più niente con niente, ormai andate. Cioè, proprio sono entrati tutti gli zuccheri, mi dici te, ormai non si capisce nulla. Un napoletano 100%. Tra un po' parlerà come Maradona, cioè Napolo argentino, così almeno non si capirà un cazzo. Sì. Cazzo mi guarda. Com'è? Anche, si sta già incazzando con mostra. Sì, sta impazzendo. Mo' ieri vado a cervello. Altro che nuggets del Mac, frate. Ma pure Pops. Pops e patatine. Voglio morire così. Tanto uno andrà sempre al Mac. Non l'ha manca masticata. Stanno già. Ma è giovane. Tutto buono. Complimenti per tutto. Fortissimo. Ma te hai visto quello che va in Francia e parla veneto?
e lo capiscono più dell'italiano. Oh, ho imbruttiti. Durante il mio viaggio a Parigi ho parlato con i francesi chiedendo loro qualsiasi indicazione, sempre e solamente in lingua veneta. Sono appena atterrato all'aeroporto di Parigi e chiederò le prime informazioni in veneto. Amico, da andare verso dove che c'è il centro, però non so dove che posso trovare il treno. Non lo capisci? Dove trovare il treno, il taxi. No, dai, questo è montato. Sì, sì. Ma come fa a capirlo? Louvre, d'accord. Donc la ligne bleue jusqu'à Châtelet. Et à Châtelet, vous prenez la ligne jaune. C'est le métro numéro. Però fa ride. Direction la Défense. Quindi godo a smontare a Châtelet. E dopo torno. Vabbè, sì. Però così funziona, sì, gli dice i nomi in francese, te lo capisco. Quante fermate sei qua? Due. Ma come due? Ho preso il treno, ho preso la metro e sono arrivato in centro. A questo punto devo prendere un taxi. Vediamo se mi capisci. Madonna, sto stile alle Iene. Mi manca ormai. Mi manca un po' Parigi, devo dire la verità. Bella, cazzo. No, allora, non mi piace da impazzire, però mi piace tanto il discorso fumetto, tavole originali, andare a giro per le atelier. Quello è veramente figo. Quanti gradi che sei? 13 degrés. Cioè io sono a Parigi e sto continuando a fare. No, per la serie, ragazzi, non è possibile. Grazie. Grazie. Ma dicono che è ridoppiato. Camera. Sì, no, sì, questo non è ridoppiato. A che piano sei? 5. Quinto piano. Yes, grazie. A che ora è la colazione? Ma non è possibile. Ici c'est de 7h à 10h. De 7h à 10h. Come te chiamito? Reda. Adesso però voglio raggiungere un altro albergo e voglio domandargli in veneto dove posso andare a comprare un bidet. Ecco, dove sei che posso andare a comprare un bidet? Ici, le musée. Per me ha capito bidet. E là dopo catto lo sgabbiosso dove che vendi i bidet. Come lo sgabbiosso, lo sgabbiosso. Tocco di carta. È il tocco di carta, ok. Buonasera. No, sì, questo è vero, ha anche ripetuto quello che gli ha detto di ripetere. Scusami, ma un'informazione, dove sei che posso comprare un bidet? E là ma vende i bidet? Ma come fai a capirlo? Li trovo. Questo è il negozio grande. Perfetto, grazie. Dai, sei, dai, troppo fatto bene, impossibile. Un bidet, ciao. Sono veneto, vengo dall'Italia e so devo cercare un bidet. Dove sei che posso cattarlo? Cattarlo? Un bidet. Fa lavare le ciappe. Beh, vous avez un supermarché. Là. Vabbè, qua vous dicono. La petite rue, vous allez tout droit, vous allez tomber sur un monoprix. E là i vende i bidet. Nessuno ammette di non aver capito. Vado a comprare un bidet. Par là-bas, faut passer dans le petit. Sì, beh, in realtà non lo trova mai, però. Ma poi cos'è l'arco del trionfo? No, no, no. Do you speak English? No. No, mi so veneto. Ah. Arco del trionfo, finì là-bas. Sei lì più in fondo? E c'è ça. Ma quanti archi gavio qua dentro? Vabbè, questo sembrava. Lei qui non ha capito, però è bella la risposta. Sono tanti. Segnagati. Amico, da entrare fa esporre il sugamano, se possibile. Non è il sugamano. Lo esporre perché sotto ogni sugamango da portarlo al Louvre. Sì, sì, non problema. Ok, grazie. Non veniamo fuori la storia dopo. E il Green Pass, se questo. Ah, il Green Pass? Scusami, sono Tony Sugamango. Da esporre il sugamango. La. Sì. Zero. Right. Ah. Allora, vediamo se ho capito. Su, zero, destra e vago in cima. Yes. Grazie. Insomma, un veneto in giro per il mondo ha una marcia in più. Possiamo tranquillamente andare all'estero e parlare la nostra lingua. Tanto ci capiscono. Oh, te lo dice uno che si arriva davanti a Gioconda. Mica un mona.